Buonasera, bentornati. Siamo arrivati al quarto giorno del nostro rinfresco del lievito. Come procede? Qui stiamo producendo bolle. Oggi faremo un rinfresco un pochino più corposo. Questo è l'ultimo rinfresco che faremo in versione liquida, nel senso che è l'ultimo rinfresco in cui metteremo pari peso di acqua e farina. A partire da domani sera renderemo solido il nostro lievito in modo tale da avere una consistenza stile impasto pizza, per intenderci. Inoltre oggi, dato che molte mi chiedono cosa si può fare con ciò che avanza, adesso è ancora presto per utilizzare l'avanzo che, come vi dicevo ieri, è chiamato tecnicamente esubero. Ma già da domani potremmo realizzare qualcosa di molto semplice. Quindi stasera faremo un rinfresco un pochino più corposo e metteremo 50 g di farina e 50 g di acqua, in modo tale da ottenere un risultato di 150 g di rinfresco e domani vedremo come utilizzare i 100 grammi che avanzeranno dal rinfresco. Allora, oggi anch'io mi sono procurata un barattolo dotato di coperchio, quindi stasera non utilizzerò la pellicola. Quello che andiamo a fare ormai l'avete visto, non facciamo altro che mettere 50 grammi del nostro caro impasto all'interno del contenitore, nel mio caso questo barattolo. Sempre con molta calma. Perfetto, 50 grammi. Dopodiché andiamo ad inserire l'acqua, 50 grammi questa volta di acqua all'interno sempre del contenitore. Andiamo sempre a sciogliere bene l'impasto nell'acqua, e una volta che l'impasto è sciolto all'interno dell'acqua andiamo ad inserire i 50 grammi di farina, cercando di non farli cadere. Ok, perfetto. E successivamente andiamo a mescolare. Come vedete abbiamo una quantità di impasto abbastanza superiore, giustamente parliamo del 50% in più in sostanza rispetto agli altri giorni. Domani vedremo come è possibile utilizzare ciò che avanza nel rinfresco, quello che sarà necessario, oltre alla farina, utilizzeremo un 300 g di farina più o meno, acqua, un goccino d'olio e sale, quindi questi sono gli ingredienti che vi serviranno domani. Sostanzialmente andremo a fare una sorta di focaccina, ecco. Vedremo se il nostro lievito ha la capacità di realizzare la prima focaccia, dai, prima focaccina. Ok. Una volta rinfrescato, mettiamo il coperchio e lasciamo riposare. Grazie mille e ci vediamo domani.